Salve a tutti, popolo della rete, quest'oggi volevo proporvi un tutorial su come applicare dell'etichetta ai messaggi di Gmail. Vedete, questa è la mia casella di posta. Vedete che all'interno della mia casella di posta vi sono dei messaggi, zoom un attimo, che sono contrassegnati da queste etichettine colorate con scritto gospel, università, eccetera. Queste etichette permettono ragionevolmente di avere una visualizzazione più rapida di messaggi che possono essere interessanti per diverse motivazioni e permettono quindi una gestione migliore, almeno a mio avviso, della casella di posta. Come fare però ad applicare queste etichettine a determinati messaggi che per esempio vengono mandati da un certo particolare mittente o che hanno un certo particolare oggetto? È presto detto. Innanzitutto, per prima cosa, bisogna creare una etichetta all'interno della nostra sistema di posta Gmail. Supponiamo, ad esempio, di voler, in questo caso, all'interno di questo tutorial, di voler contrassegnare tutti i messaggi che vengono inviati da Facebook da una etichettina con scritto Facebook sopra di colore blu. Allora andiamo sulla sinistra, sotto scrivi messaggio, abbiamo indicate appunto sotto questa linea verde, vedete qua da questa parte, abbiamo indicate delle etichette che sono già state stabilite da me. Cliccando su altre 7, in questo caso su altre 7, o diciamo la versione analoga che avete voi nel vostro sistema, appaiono diverse funzionalità aggiuntive, fra cui gestisce etichette. Clicchiamo su gestisce etichette. All'interno di questo, diciamo, pannello di configurazione abbiamo etichette del sistema e etichette che possiamo no configurare noi stessi. Quindi andiamo su etichette, clicchiamo su nuova etichetta e scriviamo Facebook. Creiamo l'etichetta. A questo punto automaticamente è apparsa, vedete, la voce Facebook sempre qua a sinistra. Perfetto. Su Facebook assegniamo quindi a questo punto all'etichetta Facebook un colore, diciamo consono, per vederla meglio all'interno della nostra casella di posta, e indichiamola ad esempio, non so, in blu o in azzurro, mettiamola in azzurro. Adesso vedete che è diventato più scuro perché questo qui è il colore dell'etichetta. A questo punto abbiamo creato un'etichetta, però se clicchiamo su posta in arrivo ancora non è cambiato nulla nella nostra casella di posta, ovvero non appare da nessuna parte la casellina con scritto Facebook. Ad esempio dovrebbe apparire sul terzo messaggio. Per far questo dobbiamo impostare un filtro a cui poi applicheremo l'etichetta che abbiamo creato precedentemente. Andiamo su impostazioni e clicchiamo su filtri, esattamente di fianco alle etichette. Clicchiamo su crea un nuovo filtro. E su crea un nuovo filtro noi possiamo scegliere appunto dei parametri secondo cui filtrare i messaggi di posta che riceviamo nella nostra casella. Nel nostro caso i messaggi di posta inviati da Facebook hanno come mittente @facebook.com, quindi basterà indicare nel campo da, che è il campo mittente della posta, l'indicazione @facebook. Il .com non è necessario, basta che noi sappiamo che vengono inviati da un indirizzo in cui all'interno c'è la stringa @facebook. Possiamo anche mettere delle parole chiave se vogliamo. Supponiamo di voler eliminare tutti i messaggi che contengono delle informazioni sulle poste italiane, questi messaggi di phishing che richiedono numeri di carte di credito, ad esempio, che richiedono numeri di carte di credito, ad esempio. Allora noi possiamo indicare all'interno di contenere parole, indicare per esempio carte di credito e quindi tutti i messaggi che hanno che hanno appunto il contenuto carta di credito vengono contrassegnati dal filtro. Ma torniamo noi, Facebook. Appunto, scriviamo come emittente Facebook e andiamo al passaggio successivo. Possiamo anche mettere tipo tutti i messaggi che contengono un allegato, contrassegnarli con un'etichetta particolare. A questo punto il sistema autonomamente cosa farà? Controllerà all'interno della nostra casella di posta tutti i messaggi che effettivamente soddisfano questo filtro. In questo caso sono tutti quelli sottostanti, che sono nello specifico 31, vedete? Applica il filtro anche alle 31 conversazioni seguenti. Clicchiamo su questo, perché il filtro viene applicato sia a tutte le conversazioni che riceveremo da adesso in poi, sia anche a tutte le conversazioni che abbiamo ricevuto precedentemente che soddisfano il filtro. Oltre a questo, applichiamo l'etichetta, vedete, applica l'etichetta, spuntiamo, applica l'etichetta e selezioniamo l'etichetta Facebook precedentemente istanziata. Quindi clicchiamo su Facebook. Clicchiamo su Crea filtro e a questo punto abbiamo, nella nostra casella, non so se ho cliccato, evidentemente no,
A questo punto, nella nostra casella di posta, il feed è stato creato, vedete, abbiamo il filtro nuovo risultati from at Facebook e avremo nella nostra casella di posta le etichette applicate, vedete Leslie Angori, Facebook, questa qui, mettete Facebook scritta come Facebook, mettete Facebook scritta come Facebook, tutti i messaggi che sono stati inviati da Facebook sono contrassegnati da questa etichettina blu con scritto Facebook, vedete. Questo può risultare comodo per diverse finalità, ad esempio voler scegliere e identificare autonomamente quali siano i messaggi che devono essere cancellati, se non una, che devono essere cancellati. Per esempio, in tal caso, se noi vogliamo eliminare solo i messaggi di Facebook, con questo modo subito salta all'occhio quali siano i messaggi che possono essere eliminati. Quindi, in questo caso Facebook, Facebook, vediamo se ce ne sono degli altri, uno qui ce n'è, Facebook. E poi nella prima pagina sono finiti, vedete, quindi basterà eliminarli. In tal modo, e poi ad esempio potrebbero essere impostati i filtri per diverse funzionalità, per diversi scopi. Insomma, che dire, sbizzarritevi e create i filtri che più vi aggrada, ecco. Che dire, per oggi è tutto. Se avete altre richieste su altre funzioni che non sapete o se volete sapere come usare particolari servizi, non avete che da chiedere commentando sotto il post in cui ho inserito questo, in cui ho inserito questo video. Arrivederci a tutti e alla prossima richiesta o al prossimo video.